Ho incontrato la prima volta Karol Wojtyła come cardinale nel 1973. Ricordo che era il mese di maggio e siamo arrivati a Cracovia per la festa di San Stanislao. Dico siamo arrivati perché eravamo in tre. C'era il cardinal Tabera, che era il prefetto della Congregazione per il culto. E poi c'erano due persone che lo accompagnavano, uno ero io che lavorava nel culto e poi c'era un polacco, Jerzy Stefański, che adesso ha fatto poi il professore a Gniezno, che vive ancora lì. E c'era stato qualche difficoltà tra la congregazione e la conferenza episcopale polacca, soprattutto per questione di calendario, eccetera. E allora i vescovi polacchi, poi abbiamo risolto la cosa, i vescovi polacchi avevano invitato il cardinale ad andare a visitare il loro paese perché la conoscenza diretta di un paese, di un popolo, dà la possibilità di avere dei giudizi più equilibrati e attinenti. E allora abbiamo fatto la visita praticamente di quasi tutte le diocesi della Polonia. Siamo arrivati a Varsavia, lì abbiamo trovato il cardinale Wyszyński e poi siamo passati da una diocesi all'altra. I vescovi si mettevano d'accordo, o ci venivano a prendere o ci portavano con la macchina e così facendo questo tour organizzato bene siamo arrivati a Cracovia per la festa di San Stanislao e ricordo la cortesia di questo cardinale che ci ha accolti, ha accolto il cardinale, me e l'altro polacco. Io ricordo che il cardinale aveva accompagnato, credo che siamo arrivati nel pomeriggio, aveva accompagnato il cardinale Tabera, il nostro prefetto, nel suo appartamento a lui riservato, poi è venuto da me e mi ha accompagnato in una stanza dove passare la notte dove c'era il letto e io ricordo di essere passato sotto un arco gotico e ogni volta che sono ritornato a Cracovia nel palazzo, ogni volta anche l'anno scorso, ho sempre piacere andare a vedere questo passaggio. Vede, alle volte ci sono delle immagini che rimangono, che colpiscono, rimangono stampate nel cuore o negli occhi. E mi ha accompagnato, ricordo che c'avevo un mantello nero molto lungo, mi ha detto se tutto era di mio gradimento e io sono meravigliato di questa cortesia. Ecco, era Giovanni Paolo II, era anche qui nel suo rapporto umano molto cordiale. E poi lo ricordo soprattutto a Cracovia per le celebrazioni. Ricordo questa processione interminabile verso il luogo dove si doveva celebrare l'Eucaristia all'aperto e lì ho imparato anche a cantare le litanie in polacco, almeno la risposta, perché a furia di sentirla ripetere l'ho imparato anch'io a memoria. Ricordo che c'erano almeno due reliquie che si portavano in processione, una era un braccio di San Stanislao, l'altro era forse il capo di San Stanislao perché era piuttosto rotondo. E ricordo poi questa celebrazione fatta all'aperto. E l'altra messa che ricordo, forse ancora più, di cui ho un ricordo ancora più vivo, è la messa che abbiamo celebrato in una chiesa ancora in costruzione. Il tetto era già fatto, però nella chiesa si vedevano corde, si vedevano impalcature, ancora non era finita, era quella chiesa famosa Nova Uta che Wojtyła insieme con la gente aveva voluto ad ogni costo, andavano a celebrare lì all'aperto anche d'inverno, fino a quando il governo locale si è intenerito e ha dato il permesso di costruire la chiesa. E ricordo anche qualche cosa dell'omelia che ha tenuto il cardinale Wojtyła in questa chiesa. Ricordo l'omelia perché avevamo questo polacco che ci faceva la traduzione per il cardinal Tabera e quindi anch'io sentivo. E mi ha meravigliato tra tutti i vescovi della Polonia come
come un vescovo dei più preparati, preparati per il contenuto che era maggiormente rispondeva a quello che il Concilio ci aveva detto. Ecco, ricordo la messa, l'omelia, ricordo che dopo la messa Wojtyła si intratteneva lì con la gente e lo ricordo anche nel palazzo di Cracovia, nel palazzo arcivescovile. Ricordo alcuni contadini venuti probabilmente da Zakopane che si mettevano lì nei loro costumi a fare le loro danze con le asce che avevano in mano, eccetera. E il Papa, vedevo che il futuro Papa, il Cardinal Wojtyła col Cardinal Tabera, stavano lì a guardare questi contadini che si muovevano, che portavano un po' di gioia. Ecco, per me è stata una scoperta di Karol Wojtyła in quel viaggio, perché ho visto due aspetti di quest'uomo. Il primo aspetto è la vicinanza con la gente. Era un uomo che amava l'incontro, non solo durante la messa, ma anche dopo la messa. Quindi si vedeva in lui questo atteggiamento così aperto verso gli altri. È quell'atteggiamento che poi abbiamo trovato anche nella prima messa del suo pontificato, quando andava verso la gente e il cerimoniere cercava di fermarlo. Ecco, quel gesto di andare verso la gente che è un po' lo stemma di tutto il suo pontificato. E il secondo aspetto che ho visto in lui è diciamo l'aspetto del celebrare e quindi di andare verso gli altri per annunciare il Vangelo, questo suo amore per l'uomo e per il Vangelo che io ho scoperto lì a Cracovia in quella prima visita, che poi ho potuto sperimentare quando lui è diventato Papa. Ecco. Questa visita a Cracovia per me è stato importante. E anche questo aspetto del corrispondenza delle sue parole alla dottrina conciliare, che poi l'ho scoperto più tardi, perché il Papa ha partecipato a tutto il Concilio Ecumenico Vaticano II dal primo all'ultimo giorno, come lui dice, e lui ha ricevuto tanto dal Concilio, in quanto lui stesso ha in una intervista data ha detto: io nel Concilio ho riscoperto l'equilibrio della mia fede. E perciò questo vescovo, giovane vescovo che ha partecipato al Concilio, si è sempre sentito in dovere di attuare il Concilio Vaticano II. Finito il Concilio è ritornato in Polonia e lui voleva fare un sinodo nazionale in tutta la Polonia sul Concilio Ecumenico Vaticano II. Dice: cosa abbiamo detto noi vescovi? Allora dobbiamo creare un sinodo in Polonia per spiegare alla gente che cosa abbiamo fatto. Il cardinale primato Wyszyński non ha accettato questa proposta, allora lui ha fatto questo sinodo a Cracovia e per questo sinodo lui ha scritto un libro che contiene un po', è una summa di tutto quello che era stato detto al Concilio. E questa azione di Wojtyła per spiegare il Concilio spiega anche perché in Polonia non c'è stata nessuna difficoltà ad accettare la nuova messa, ad accettare le decisioni conciliari. Quindi questo aspetto di amore al Concilio, che poi lui come Papa l'avrebbe sottolineato ancora, per esempio organizzando il sinodo speciale del 1985 sul Concilio Ecumenico Vaticano II, e poi sappiamo che anche nel suo testamento ha fatto questo riferimento al Concilio. Ecco, questo è il Papa Giovanni Paolo II,
che io ho conosciuto a Cracovia, ancora prima che diventasse Papa, in lui c'erano già questi elementi che poi avrebbero caratterizzato il suo pontificato, cioè l'elemento umano della vicinanza con la gente, del celebrare con il popolo e questo desiderio di attuare il concilio. Naturalmente sono diventato maestro delle celebrazioni pontificie perché, posso spiegarle come, una mattina, era domenica mattina, mi chiama il sostituto, che allora era il cardinale Martinez, ad andare in segreteria di Stato. Forse mi ha chiamato di domenica mattina perché, per non far vedere agli altri, eccetera. Non lo so. Sono andato. E mi ha detto: il Santo Padre desidera che tu prenda la responsabilità dell'ufficio delle celebrazioni. Il maestro d'allora, che era un irlandese, che era rimasto pochi anni, era tornato in Irlanda e allora il Papa mi chiedeva di diventare maestro. Io ho detto: sono venuto a Roma perché il mio vescovo mi ha detto di venire qui e faccio quello che il Santo Padre vuole senza difficoltà. Devo dire che dal 1900, io sono stato a Roma nel 1965, ho cominciato a lavorare lì, avevo 23 anni, adesso mi ritrovo qui a 72, dopo 48 anni. E dico spesso, sempre, spero di avere conservato la fede. Comunque sono arrivato nel 65, già nel 70 ho avuto modo di celebrare la messa con Paolo VI come prete assistente, si diceva allora. E poi nel 73, 74, certamente 72, il maestro che c'era allora, il cardinale Noè, che è defunto 2 anni fa, mi ha chiamato, dice se potevo venire nelle ore libere dall'ufficio, perché io lavoravo allora nella congregazione per il culto, se potevo andare a servire alle cerimonie. Allora io sono andato lì come aiutante cerimoniere per vari anni e stando lì facendo questo ufficio delle cerimonie, ho sentito qualcuno che mi suggeriva, che mi aveva detto: sai, io ho parlato con il segretario del Papa, ho detto che tu saresti un buon maestro delle cerimonie in futuro. Ma io avevo sentito questa voce. Poi, dopo qualche anno, siamo nell'85, quindi dopo una decina d'anni che facevo questo servizio, sono stato nominato sottosegretario alla Congregazione per il culto, una nomina che di per sé escludeva di fare il cerimoniere. E allora per 2 o 3 anni ho lasciato l'ufficio delle celebrazioni, ormai ero tranquillo in congregazione, non pensavo più minimamente a diventare maestro delle celebrazioni. Quando quella domenica mi arriva questa telefonate, io tra l'altro non c'avevo la macchina, ho chiesto a un mio vicino di casa se mi poteva accompagnare, mi ha accompagnato in Vaticano e poi mi ha riaccompagnato a casa quella domenica. Ecco come sono diventato maestro delle celebrazioni. Però vorrei anche dare una spiegazione un po' più profonda. Diventare maestro delle celebrazioni, almeno in quel tempo, avevano fatto una scelta in qualche modo mirata, cioè avevano scelto qualcuno che lavorava nel campo della liturgia. E io dal 65 al 70 ho lavorato nel Consilium, poi dal 70 al 75 nella Congregazione per il Culto Divino. Sono quegli enti vaticani che hanno provveduto a attuare la riforma che il Concilio aveva dato alla Chiesa. Quindi ho avuto modo di avvicinare, di convivere, di avere rapporti familiari, fraterni con tutti i grandi liturgisti del tempo, i grandi esperti di liturgia. E quindi per me
la liturgia del Concilio Vaticano II non era una novità, era un fare accettare di essere maestro delle celebrazioni significa avere questo grande settore a disposizione che erano le celebrazioni del Papa per attuare quella liturgia che il Concilio aveva voluto e perciò io non ho trovato nessuna difficoltà, non solo nessuna difficoltà ad accettare, ma per tanti anni non ho trovato nessuna difficoltà ad attuare questa liturgia in tutte le parti del mondo. E questo credo, a parte quello che può riguardare la mia persona, ma credo che sia stata una scelta ben pensata dai superiori, cioè scegliere sempre per un ufficio una persona che sia preparata. E questo è quasi sempre il segreto del successo. Anche qui, come in tutte le parti del mondo, anche qui in Vaticano, come nella società civile. Ed è questo uno dei segreti anche della riforma della Curia, che oggi si sente sempre più di necessità, che anche Papa Francesco cerca di portare avanti, cioè il fatto di scegliere delle persone che sono preparate per un ufficio. Al di là di quello che può essere il successo o meno del mio servizio che ho fatto, come ho detto prima, Giovanni Paolo II per 18 anni e poi per circa 2 anni e mezzo al Papa Benedetto. Dunque, un episodio che presenta questo Papa in modo inedito, cioè io mi riferisco solo a un episodio parziale, però che può dare il senso anche del suo humor che aveva, della sua cordialità, della sua amabilità. Eravamo in un'annunziatura. Questa annunziatura era l'annunziatura in Slovacchia, era un'annunziatura costruita da poco, nuova, e io ero all'ingresso, probabilmente c'era qualcun altro, ma io ricordo bene questo fatto, e c'era un grande specchio, e a un certo punto il Papa, col suo bastoncino, perché portava il bastone, veniva da solo, ma veniva da solo, non si è accorto che noi stavamo guardando. E quando arriva davanti allo specchio, il Papa si ferma e si guarda. Era un po' curvo. Siamo nel periodo, purtroppo, delle sue difficoltà fisiche, ormai erano cominciate, il Parkinson aveva fatto già un po' di strada. E allora il Papa si è visto curvo, allora prende il bastone e quasi a colpire questo Karol Wojtyła piegato in due, e ha fatto così, quasi due colpi. Allora lui si è messo dritto in piedi per dire devi stare dritto. Ecco, può essere un episodio così semplice, però indica la sua volontà di voler continuare, di non fermarsi di fronte alle difficoltà. Nulla riusciva a fermarlo e difatti si è messo sull'attenti, così come dire sono ancora in forza, ce la posso fare, quasi diceva a se stesso vai avanti. È un piccolo episodio, ma credo che faccia una luce almeno su tutto il pontificato, ma soprattutto sulla seconda parte, quando c'erano le sue difficoltà, quando il suo corpo veniva esposto. Io qualche volta ho detto se fosse mio padre non l'avrei fatto andare alla finestra, per esempio il giorno di Pasqua, l'ultima volta che l'abbiamo visto, quando non ha potuto parlare. Ma ripensando a questo episodio del Papa che si mette sull'attenti, si comprende anche questo andare alla finestra e non riuscire a parlare, perché lui
è voluto andare alla finestra per annunciare ancora, per parlare con la gente, per annunciare il Vangelo. E forse mentre la prima volta, quando ha usato il bastone verso se stesso, è riuscito a mettersi dritto, purtroppo questa volta non è riuscito a parlare, ma il suo interno, il suo animo era lo stesso di vari anni prima, e cioè fare di tutto fino all'ultimo per incontrare gli altri e per annunciare il Vangelo. La santità di Giovanni Paolo II, secondo me, è stata proprio questa: vivere in modo straordinario quello che è la vita ordinaria. Ecco, quando noi pensiamo a lui e alla sua santità, noi pensiamo ai grandi numeri, pensiamo in qualche modo a un supereroe, un papa supereroe, che ha percorso tre volte, ricordo, la distanza tra la Terra e la Luna, che ha compiuto tanti viaggi al di sopra dell'immaginazione. Pensate che io, quando stavo lì con lui, si facevano 4-5 viaggi internazionali all'anno, e si facevano altri 3-4-5 viaggi in Italia. E io, che le dovevo fare due volte, quindi facevo 20 viaggi in media, se non 20 vicino a quel numero, all'anno. E quindi eravamo sempre in movimento. E quindi era il Papa dei primati, il Papa che ha fatto più santi lui di tutti gli altri papi messi insieme. E tutto questo veramente fa riflettere il Papa, che ha scritto tante encicliche, tante lettere, ha scritto tante lettere ai sacerdoti, la lettera alle donne, agli artisti. Ecco, c'era un fiume di teologia e di ministero petrino che era stato riversato sulla Chiesa durante il suo pontificato. Ricordo che alla fine, gli ultimi anni di Paolo VI, dicevamo, ormai Paolo VI è alla fine, speriamo che venga un Papa che parli un po' di meno. Vi ricordo, lo facevo in una libreria, alcuni amici che parlavano, e pensavo, poi è arrivato Giovanni Paolo II, pensava che erano già troppe le parole di Paolo VI. Ecco, è arrivato questo Papa dei primati. Questa non è la santità di Giovanni Paolo II. La sua santità è consistita proprio nel fare bene ciò che doveva fare. Quando lui era a Cracovia, ha cercato di attuare il Concilio Vaticano II, che appunto ha parlato della santità, di una santità legata alla vita, alla quotidianità. E lui ha cercato, nella sua quotidianità di arcivescovo, di attuare il concilio e quindi di diventare santo in questo modo. Ma anche durante il suo pontificato ha vissuto questo ministero petrino, cioè questo ufficio che aveva ricevuto di essere colui che unisce la Chiesa. Perché il ministero petrino ha soprattutto questo, di mettersi a servizio della Chiesa, il Papa che deve essere il centro dell'unità, il segno visibile dell'unità nella Chiesa. E lui ha esercitato questo ministero dell'unità, ha messo il suo corpo a servizio di tutta la Chiesa. Abbiamo già fatto cenno quando è apparso alla finestra che non poteva parlare, ma anche durante i viaggi. Se c'era un periodo in cui il Papa fisicamente si trovava in difficoltà, era proprio durante i viaggi, quando andavamo in Africa a temperature sui 35-40 gradi all'ombra,
quando abbiamo fatto la visita dei paesi dello Sahel, dove parlando con il segretario mi diceva: sai, non c'è l'acqua calda, il Papa al mattino deve farsi la doccia con l'acqua fredda, e sappiamo che in questi paesi di notte la temperatura arriva a 0 gradi. E per dire che durante i viaggi il Papa incontrava queste difficoltà. Un'altra volta lo stesso segretario, Monsignor Stanislao, adesso cardinale, mi dice: meno male che ce ne andiamo, perché ci sentiamo soffocare. Perché avevano preparato nella casa del Vescovo la casa del Papa, ma avevano imbiancato tutto fino all'ultimo momento. Però è chiaro che l'imbiancatura, se non si dà un po' di aria, mi dice: noi stiamo morendo qui dentro, perché di notte respirare tutta quest'aria carica di questo odore della vernice. Ecco, il Papa nei viaggi incontrava le difficoltà, quelle difficoltà della vita normale, ed è proprio facendo questi viaggi, accettando queste difficoltà, che lui si è fatto santo. E diciamo che anch'io ho imparato da lui queste cose. Lui stesso mi ha detto: sì, io sono un papa amabile, ma quando c'è da difendere i principi fondamentali, allora divento un papa aggressivo, un papa che difende con i denti queste verità. E difatti le abbiamo sentito contro l'aborto, in favore della vita, in favore degli operai, in favore dei poveri. E tutto questo io l'ho vissuto anche nei viaggi, e quindi ho visto questa santità, diciamo, a contatto con la gente, e poi questa santità dell'incontro, perché la santità in fondo è essere aperti a Dio, perché riempia il nostro cuore, ma nello stesso tempo essere aperti agli altri per donare quello che Dio ci ha dato. E Karol Wojtyła veramente è stato aperto a Dio attraverso gli insegnamenti del Concilio, che lui ha accettato. E poi durante la sua vita non ha fatto altro che andare verso gli altri per portare questa testimonianza del Vangelo e dell'amore per gli altri. Karol Wojtyła, come messaggio spirituale, lui ha scritto il suo testamento, dal quale si possono dedurre tante cose. Per esempio, l'eredità del Concilio che noi dobbiamo attuare nella nostra vita, il grande dono che la Chiesa ha ricevuto, come diceva lui, nel XX secolo. Ma io penso che Wojtyła ci ha lasciato un messaggio di fede. Lui era un uomo che veniva dalla Polonia e veniva da una nazione, lui me l'ha detto varie volte, che per 200 anni era stata cancellata dalle carte geografiche dell'Europa. E quindi lui si sentiva molto radicato con questo popolo che era sopravvissuto tra questi due giganti, la Russia e la Germania, proprio per il suo attaccamento alla lingua e alla fede. Wojtyła ci ha insegnato a essere attaccati alle nostre radici. In fondo è quello che il Concilio Vaticano II ci ha detto nella riscoperta della Chiesa locale. E lui nel suo pontificato ha vissuto in modo straordinario tutto ciò che aveva imparato in Polonia. Per esempio, lui in Polonia aveva imparato l'amore per la Madonna. Częstochowa per lui era il santuario
che aveva salvato la Polonia. È un santuario fortezza. Ecco perché Wojtyła, durante tutto il suo pontificato, ha visitato tanti santuari. L'ultimo santuario che ha visitato è la visita al santuario di Lourdes. Ma ovunque si andava aveva questo attaccamento, questo amore per la Madonna, che si spiega sia come cristiano, ma soprattutto come polacco, pensando a Częstochowa. E poi la vicinanza con la gente. Lui l'aveva imparato proprio in Polonia, sotto un regime che obbligava praticamente la comunità cristiana a rimanere dentro la Chiesa. E lui aveva imparato in Polonia invece ad uscire fuori, perché solo uscendo fuori si incontrava la vita, la società a cui annunziare il Vangelo. Ecco perché Papa Wojtyła nei suoi viaggi era un po' dipendente dalla situazione della dittatura comunista che c'era nel suo paese. Uscire di chiesa, per la chiesa significava fare catechesi, dare testimonianza. E ogni volta facevano le processioni in Polonia pagando la multa perché era proibito farle. Quindi anche questi viaggi di Wojtyła, il suo voler andare a visitare tutte le comunità, questo suo aspetto di questa sua santità era radicata nella sua esperienza in Polonia. Ci insegna sulla linea del Vaticano II, ci ha lasciato questi in eredità. Ciascuno di noi è figlio della propria Chiesa, di una certa situazione, di una certa cultura, e questa cultura deve essere portata avanti nella nostra vita. E solo portando avanti la nostra cultura e la nostra fede, ecco, il cristianesimo potrà avanzare e sopravvivere. Ecco perché Wojtyła era anche molto sensibile verso le culture. Quando si andava in Africa, in Asia, amava molto queste espressioni, il Vangelo vissuto da questa gente al loro modo, non imposto dall'Europa. Ritorniamo sempre alle origini, ritorniamo sempre alla Chiesa locale che il Concilio ci ha sottolineato.